Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, un caro saluto dal vostro Paolo Inter. Spero che stiate tutti bene. Allora, oggi stasera parliamo, volevo affrontare un attimo la questione stadio. Come sapete, lo stadio, il progetto dello stadio appunto per l'Inter e per il Milan, un nuovo stadio. L'idea appunto della costruzione di un nuovo stadio per i due club milanesi. Sono stati presentati due progetti, in poche parole, due progetti, uno di Populos e uno di Manica Sportium, due progetti completamente diversi che non sono stati ancora approvati perché comunque ancora la cosa è un po' in alto mare. Però volevo dire un po' la mia appunto su questa faccenda stadio. Due progetti che. Allora, quello di Populus, scusate, si chiama la cattedrale, praticamente sarebbe appunto uno stadio quasi avveniristico, quasi futuristico, uno stadio. Che appunto è una cattedrale, perché appunto è una cattedrale di vetro, perché si rifà soprattutto a due monumenti storici di Milano, che sono la Galleria e il Duomo. È un impianto avveniristico, un impianto moderno, un impianto, diciamo, che sarebbe un po' il top, sarebbe poi un qualcosa di unico nel panorama degli stadi di ultima generazione. E mentre il progetto di Manica Sportium sarebbe uno stadio forse più naturalistico, più ecologico, uno stadio, si chiama Due Anelli, è un po' più, diciamo, che si rifà, diciamo, a grandi linee allo stadio del Bayern Monaco, più o meno, però con un contesto verde, diciamo, in un contesto verde, costruito in un contesto verde, diciamo, con un parco, diciamo, diciamo, molto più, diciamo, ecologico, molto più, diciamo, appunto, in una cornice naturalistica, ecco, verrebbe costruito. A me piace molto il progetto di Populus, cioè questa cattedrale, perché comunque sarebbe qualcosa di unico veramente, sarebbe una cosa, diciamo, da vedere a livello cioè visivamente, sarebbe qualcosa veramente di straordinario. Addirittura ci sarebbe lo stadio si illuminerebbe appunto quando le squadre giocano in casa. Diciamo, da un punto di vista scenografico sarebbe veramente uno spettacolo, mentre quell'altro, diciamo, che è più uno stadio un po' più semplice, diciamo, con un disegno appunto su due anelli e poi con un grande parco molto verde intorno, eccetera, eccetera. Un progetto che, come dicevo, è ancora molto in alto mare, perché comunque c'è l'opposizione di un po' della giunta, un po' di molti cittadini. Si è parlato anche comunque di costruire lo stadio. Cioè, chiaramente il progetto prevederebbe ovviamente la demolizione di San Siro, e si è parlato addirittura di andare a Sesto San Giovanni a costruire lo stadio nuovo, nell'area ex FARC, e quindi un po' fuori Milano, però comunque zone comunque servite sempre molto bene dalla metropolitana e dai servizi pubblici, quindi comunque. E ci sarebbero dei problemi appunto a livello di. Ci sono diverse problematiche, appunto perché ci sarebbe non tutti sono contenti, molti sono scettici, addirittura Sala, il sindaco Sala e la giunta, soprattutto Sala, sarebbe più intenzionato a ristrutturare San Siro che a demolirlo e a costruirne uno nuovo.
E ci sarebbe più questa idea, ecco, di ristrutturare l'impianto di San Siro anziché appunto costruire un impianto nuovo. Questa idea sua e ci sarebbe appunto la giunta, diciamo, che la pensa più o meno come sindaco. Comunque, ancora tutto da vedere, vedremo in futuro cosa succederà. Io personalmente sono favorevole alla costruzione di un nuovo stadio, perché credo che siano arrivati ormai i tempi di cambiare casa. Penso che l'Inter, come poi anche il Milan, siano due club che devono riqualificare anche la loro immagine a livello calcistico europeo e mondiale. Hanno bisogno di una casa nuova, hanno bisogno di uno stadio, secondo me, moderno, più funzionale di San Siro. San Siro, come sapete, è il tempio, come viene chiamato da noi, o anche chiamato la scala del calcio. Rimane comunque sempre un monumento, ecco, un monumento del calcio, uno degli stadi più belli che ci sono nel mondo. Uno stadio che trasuda storia a tutti i pori, perché sono state giocate a San Siro, o per meglio dire al Meazza, perché bisogna ricordare che si chiama Giuseppe Meazza in onore del nostro grande Pepin. Sono state giocate in tantissime finali, partite dei mondiali, della nazionale, gare anche importanti dell'Inter, indimenticabili, finali europee, eccetera, eccetera. E quindi comunque direi che è uno degli stadi più belli, gli stadi anche più capienti che ci sono in Italia e nel mondo. La mia opinione a riguardo è questa, appunto, nel senso che io più che una ristrutturazione dell'impianto esistente, farei appunto una, lo abbatterei appunto per costruire appunto uno stadio nuovo. E mi piace molto la cattedrale, ecco, la cattedrale di Populos. Penso che sarebbe forse lo stadio più adatto per due società gloriose, blasonate come Inter e Milan. Chiaramente il progetto è ancora tutto fermo, bisogna vedere come andrà a finire, deve essere approvato, o meglio, sarà approvato uno dei due. Penso che in pole position ci sia comunque quello di Populous, e staremo a vedere. Ecco. Quindi comunque io personalmente sono favorevole. Detto ciò, un po' di storie di San Siro. San Siro, come sapete, come appunto vi ho appena detto, è uno stadio storico, uno stadio dove la nostra Inter ha disputato tante partite importanti, anche finali, anche una finale di Coppa dei Campioni. Lo stesso anche il Milan, comunque uno stadio molto a cui siamo molto legati noi interisti, come altrettanto sono legati i milanisti. Uno stadio che fu inaugurato nel 26 da parte era di proprietà di un presidente del Milan, Pirelli, dove appunto fu inaugurato nel 1926 da appunto un amichevole Inter-Milan, dove vincemmo noi per 6-3 contro i Cugini, però era ufficialmente lo stadio del Milan. Noi giocavamo a quei tempi giocavamo ancora all'Arena Civica. Poi successivamente nel 1935 fu acquistato dal Comune di Milano, e dal 1947 in poi l'internazionale, la nostra Inter, cominciò appunto a giocare a San Siro. E quindi uno stadio dove, come dicevo, sono state disputate tante partite importanti, tante sfide, tanti derby, uno stadio veramente che... Comunque dispiace comunque che venga battuto in fondo, perché comunque ce lo invidiano tutti, sia noi che i milanisti, perché comunque è veramente un tempio, appunto, come lo chiamiamo noi. Detto ciò, poi fu poi fine, chiudo la storia su San Siro dicendo appunto che fu poi ristrutturato nel 90, furono aggiunti altri anelli. Comunque
lo stadio forse in assoluto più capiente che c'è in Italia, ecco, penso. E dopo, subito dopo, cioè, mi sembra, mi pare, se non erro, ci sia l'Olimpico di Roma, ecco, subito dopo il nostro. Detto questo, staremo a vedere cosa succede. Io comunque sono favorevole a uno stadio nuovo perché rilancerebbe anche l'immagine, no, l'immagine dell'Inter e quindi anche del Milan. E anche se si è parlato anche di una, visto che la tempistica appunto per la costruzione del nuovo stadio potrebbe durare circa 4 anni, si è parlato di un trasloco dei nostri tifosi in trasferta, giocare in casa in trasferta per 4 anni, quindi potrebbe rappresentare anche una problematica da parte nostra, perché si potrebbe andare a giocare in teoria. Potremmo andare a giocare in stadi anche di 30.000 posti, quindi potrebbe essere anche un danno economico, anche in un certo senso, visto che comunque l'Inter ha un grande seguito come il Milan, sono squadre con tantissimi tifosi e quindi essendo due tra le squadre, diciamo, con la Juventus, più tifate in Italia e dagli italiani nel mondo. E quindi, poi il secondo argomento che volevo affrontare stasera, quello di Lukaku, visto che sui social, ma anche in generale, anche diciamo da parte non solo dei nostri tifosi, ma anche da parte dei media, è stato un po', diciamo, sì, è stato un po' maltrattato negli ultimi tempi, l'hanno addirittura etichettato come un mezzo scarpone perché non ha reso come magari doveva rendere nelle ultime partite, anche se mi sembra che sia reduce da un'amichevole vinta con la sua nazionale dove ha realizzato una doppietta. Lukaku che a mio parere rimane un grandissimo campione, credo che sia, io lo definisco un bomber di razza a colpi di gree, perché credo che sia, penso che l'abbia anche dimostrato su altri campi, nelle società dove ha militato e con la sua nazionale. Però ultimamente nell'Inter diciamo che soprattutto la partita con la Juve non ha brillato era vistosamente sottotono perché comunque non sta bene. Ecco, secondo me non sta bene, il calciatore non è in forma e quindi è stato criticato pesantemente. Poi pesantemente anche dagli stessi interisti, dai soliti interisti, dai soliti detrattori, i soliti disfattisti, chiamiamoli così, purtroppo che abbiamo anche tra le nostre file, perché comunque io di solito l'Inter la sostengo anche se le cose vanno male, infatti il mio motto, come sapete, è amala sempre comunque, i soliti polemici, i soliti, diciamo, tifosi dell'Inter, polemici, criticoni e disfattisti hanno dato addosso negli ultimi giorni anche a Lukaku. Io credo che Lukaku si riprenderà, penso che comunque Lukaku non sia quello che abbiamo visto nelle ultime uscite, ma Lukaku è un giocatore molto potente, molto forte, un vero bomber e quindi bisogna, ragazzi, portiamo pazienza perché comunque dimostrerà il suo valore, non preoccupatevi e vedrete che prima o poi si sbloccherà e farà tanti gol. Qualcuno l'ha già fatto in maglia nell'azzurro, però non è stato sempre, diciamo, convincente. Ecco, le sue prestazioni non sempre sono state convincenti. Detto questo, io ragazzi vi saluto, ci vediamo prossimamente. Quindi la mia opinione, ecco, su Lukaku, chiaramente io non sono d'accordo con questi tifosi, credo che non bisogna. Bisogna stare calmi con i giudizi, bisogna aspettare un attimino, un po' come anche bisogna aspettare anche questa Inter. Lukaku verrà fuori come questa Inter, poco a poco crescerà, è un Inter comunque che ha un allenatore nuovo, ha elementi nuovi, sta giocando un calcio diverso da quello di Spalletti,
sta adottando moduli diversi, moduli nuovi, schemi e tattiche nuove e quindi bisogna anche un po' pazientare, non bisogna essere troppo categorici e subito criticare la squadra. La squadra comunque va sempre sostenuta e quindi dico a questi tifosi interisti, diamoci una calmata e sosteniamo la squadra. Pensiamo alla squadra perché comunque, ripeto, abbiamo perso poi, d'altronde abbiamo perso con due squadre più attrezzate di noi, quindi precedentemente le abbiamo vinte tutte in campionato, abbiamo perso con due squadre più collaudate, più, come dicevo appunto, più attrezzate di noi, e squadre comunque che sono sicuramente di un tasso tecnico superiore al nostro, quindi non abbiamo perso contro il Canicattì, abbiamo perso contro il Cittadella, ecco, abbiamo perso, quindi portiamo pazienza e vedrete che verrà fuori Lukaku, Romelu prima o poi verrà fuori e sicuramente ci farà vedere di che pasta è fatto. Io ragazzi ho concluso, io vi saluto, ci vediamo prossimamente per la prossima gara della nostra Inter, cioè Sassuolo-Inter che si disputerà alle 12:30 a Reggio Emilia al Maffei Stadium. Probabilmente ci andrò, ci sarò allo stadio, partita che ne parleremo poi di questa sfida, ne parleremo poi a tempo debito, ne parleremo poi qualche giorno prima quando farò la presentazione appunto della gara. Poi dopo la gara farò la mia solita disamina e le pagelle poi un giorno dopo. E io ragazzi vi saluto, vi auguro a tutti una buona serata, vi mando un bacione. Noi ci vediamo presto, comunque magari con altri video, adesso vediamo in questi giorni, magari anche per affrontare altre questioni che riguardano da vicino la nostra Inter. In ogni caso noi ci vediamo per Sassuolo-Inter e io vi auguro di nuovo una buonanotte, mi raccomando, continuate a seguirmi. Conto su di voi, continuate a seguirmi e iscrivetevi al canale, cosa importantissima, attivando la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati con i miei video. Io vi do un abbraccio, vi mando un altro bacione e come sempre vi lascio con la mia solita frase, amala sempre e comunque. Un bacione ragazzi, alla prossima e buona continuazione. Ciao!